Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network. Eccoci pronti dopo tempo immemore a tornare innanzitutto live e dopodiché su Mortal Shell. Era un bel po' che non portavamo roba e torniamo un po' con il botto dalla mia nuova location, tra l'altro con Mortal Shell. Riprenderemo esattamente dove ci siamo lasciati, ovvero probabilmente nella merda Percy Marcy, ma questo è il nostro classico e quindi nessuno si scandalizzerà per questo. Salutiamo in ordine la Capriolet Sucre, la Francesca che oggi c'è con noi, la Taira col procione tattico, il nostro caro Francesco, buon pomeriggio a te caro. Oggi sì, su Mortal Shell esattamente. Ciao ragazzi, signori e signore, anzi siamo un po' di signori, un po' di signore, un po' di signorine e un po' di sucre. Estratto a lei. Ben ritrovati ragazzi, sono contento di avervi qua oggi dopo un po' di tempo di assenza. L'ultima live risale a, ho visto tipo a 8 giorni fa insieme a Janjaman. Forse dopo facciamo una live con lui, tra l'altro, oggi o domani. Quindi occhio alla programmazione rocambolesca di questo canale incredibile. E niente, io direi che potremmo anche orco 2 andare se riesco. Mi piglia il pad? No, perché è spento. Si ripigli, signor pad. Ok. Ok, ci siamo. Continua. Non mi vergogno. Un pochetto, guarda.
No, non ci vergogniamo. Siamo sempre Sucre! molto sucre, siamo dei sucre. La risposta era sucre, ce l'ha lanciata Catrice con il sa orco io che suono enorme. Allora, aspetta, devo capire dove guardare, se dalla TV o se dallo schermo, perché santo il Dio, c'ho il riflesso. Riesco a ruotare il microfono in maniera tipo un po' sucre. Scusate, forse farò casino, ma non ho mai fatto live in questa nuova formazione. Vabbè, voi avvisatemi, mi sentite bene a me? Mi sentite bene? Casomai fatemi sapere perché non so bene come posizionare ancora il microfono, sono un po' nella merda, cioè sto cercando di capire come organizzare la postazione video gaming. No, come zitto, se sto zitto non mi sentite però, ma vedi questa. Aspetta però, devo riuscire a fare cose. Oh no, mi scusi. Oh Cristo. Ma che l'ho uccisa? No, ho sbagliato. Ah, Madonna, mi sono cagato sotto. Non è che si incazza tipo Dark Souls che poi si incazza. Madonna, stavamo per fare un bordello. Anche troppo. No, me ne vado? Non me volete più? Vado via. Perderò la chat a un certo punto. Cazzo, no, non posso perdere. Figa. Aspettate, pausa. Ok, con la pausa riesco a portare il mouse di qua. Oh, così sarà giorno. Te ovviamente no, ok, sì, sono riuscito più o meno a piazzarmi, dai, sono quasi tranquillo, a parte che c'è un riflesso della Madonna durante il giorno, devo comprare delle tende nere morte, perché se no non ce la faccio. Martedì mattina devo portare la mia cagnolina a fare un... Oh, dai, un buon augurio alla cagnolina del Francesco, allora. Poi, zitto, dai, vabbè. Addirittura zitto, virgola, zitto. Ha cambiato addirittura l'ordine delle parole per zittirmi. Salve alla Astro, che aveva un bisogno esagerato delle mie imprecazioni. Oggi ce le avrai. Oggi ce le avrai, sucre. Poi abbiamo letto. E poi abbiamo letto. Ancora un bocca al lupo. La Sakai. cagnolina e Sakai. Ok, credo che ci sono. Saccai a lei, saccai a lei, saccai a tutti e, su, e buon sucre a tutti. E arrivano i 10 bizzolones della Capriolè Sucre con questi cuoricioni. Prima si zittisce, poi dai, almeno un po' di ricompensa te la pure da. Fatemi sapere come sempre se è fluido e quant'altro perché location nuova, connessione nuova, divano nuovo, c'è pure anche il sucre. Questa porta è sempre stata chiusa. Oh merda, c'è della morte. Oh, come si combatteva? Aspetta. Sakai. È un sucre. Così divento duro. E così se tenta di fare. Ok. Non ti temo, merda. No, orco. No, il dio. Come si rollava? Dio sporco. Ahia. Dai, colpisci che sono duro. Senti la mia durezza. Senti la mia durezza. La mia durezza. La mia cazzo di rudurezza. Il fottuto pene dritto. Sentilo tutto. Maiale. Mo' pure a te. Vieni qua. In culè. Non cascare da sotto. Però noi perché stiamo andando qua? È giusto? Sto un po' appizzato, sì. Qua siamo da dove siamo venuti. Non c'era una via un po' più intrigante, magari, per fare... Vabbè, vaffanculo, va. Mica che siamo dei cacasotto qua. Insomma... Non la usi più su quel gioco. Io non ho trovato ancora altre armi, però... Oh lol, Metal! Oh lol, ben ritrovato! Sakai! Allora, aspetta, però non vedo veramente un cazzo. Devo sistemare. Devo comprare le tende oscuranti. Perché c'ho gli abbaini del tetto. E non vedo un cazzo di nulla. Ma ce la faremo, ce la faremo. Oh! Ah, t'avevo visto, sì, ma io ti schifo, merda. Oh, che ciccioni qua del fuoco. Oddio. No! No, non te voglio affrontare. No.
Fai figurati. L'allero saccarosio. Oh, au, no, basta. No, no, che mi appiccia. Io piglia testo fungo, va. Io madonna. Allora, mi sono perso. Ciao Raccoon, intanto, ben arrivato anche a te, caro. Grazie del bentornato. Sì, diciamo che l'inizio di live è un attimo difficile. Ma da quando qua c'erano tutti sti fantasmi del cazzo? Ma da quando in qua c'era tutta sta morte? Prendi, cioè, vai, piglia il funghetto, vai. Dove sono? Questo posto un po'... Dio madonna. No. Tua madre fai sti versi, cretino. Ma dove cazzo sono? Dio delle madone, mi sono perso. Sì, belli imbusti. Ma vai a farti una cazzo di sega. Non riesco a far... Ma quello che mi insegue, scusate, oddio. Ma quello mai insegue? Vai, facciamo un giro tondo, non ti preoccupare. Oddio. No, fai su cre. Madonna ragazzi, che ritorno in live difficile. Ok, totto, cocco. Salve signore. Salve anche a lei. No, non di qua. Dai che più o meno me la ricordo. Oh, ui. Troppa gente. Credo che questo era un checkpoint una volta. Forse no. Sì, sì, tua madre il checkpoint. Oh. Sip this. Ma non c'è stata pure una shortcut da qualche parte, mi ricordo io. Se la troviamo magari è meglio, se no sono qua un po' nella merda. Aspetta, vedo qualche messaggio che non vorrei perdere. Sucre! Sucre a chiunque l'abbia mandato. A Capriolè, Sucre. Allora. Vedo che vedo due messaggi. Una sorta di martello usa Francesco, fico. Noi dobbiamo trovare ancora un sacco di roba. Anche la via dobbiamo trovare, ad esempio. Neanche 2 minuti di gioco e ti sei perso. Sì, ma malamente. Ma la logica di uccidere un fantasma con la spada... Allora, Astro, tu ti fai domande un po' scomode, ecco. Fai gli affari tuoi e tu non ti preoccupare. Lascia fare ai professionisti. Zio Bobby. È sulla via, Teo. Quale via? Della discordia? In quale via siamo, Francesca? Perché io mi sono perso. Allora. Ora che siamo arrivati in teoria a un checkpoint... Io sono molto sicuro che c'erano dei portoni della shortcut. Mo non ditemi, cioè non ditemi, non chiedetemi dove. No. Non là che c'è il nemico. Allora proviamo ad andare da qua. Vi ricordate che abbiamo i coglioni luminosi sulla sacca? Li vedete, queste due palle luminose? Le avevamo strappate a qualcuno, ve lo ricordavate, sto dettaglio importante di trama? Noi abbiamo strappato i coglioni a qualcuno. Dio sporco. Non mi ricordo dove cazzo devo andare. Vai che andiamo da qua. No. Salve ragazzi. Mi sono perso. Oddio, mi sono perso. Uè, wow. Lolale. Sucre. No. Mi sembra una zona chiusa o sbaglio? Ah, qua? No.
Sì, vabbè, mo arriva tutta la banda dei cazzi. Aspetta. Ritorna qua. Siamo persi. Ma mi seguono? No, beviti sto gingerino. Okay, che è così. Andiamo. Ma che non esagerare, dammi da bere, che cazzo vuoi? Federico! Ben arrivato! Strappate alla grotta con la... Ah, è vero, c'è stato pure il vaginone. Federico, mi sono già perso. Non so dove cazzo devo andare. Mi sento perso e stordito. Aspetta, qua c'è qualcosa da raccogliere? Sì. Allora, secondo me se vado qua. L'ho deciso adesso. Anche se mi sembra che la via dove siamo arrivati adesso. Vabbè. Levati dal cazzo. Probabilmente ho sbagliato strada, vero? Sì. Ma è un vicolo cieco del cazzo. Che senza mappa è un casino sto gioco. Poi non lo giochiamo da tanto. Guarda la merda che passa. Uè, la palla in fuoco. Io muoio. Ah, cazzo, mi ha preso in piedi. Aspetta, dai, che coglioni in fiamme. Ma dove? Madonna, sono. Ma sono... Ah, ho fatto un giro tondo. Dio sporco. Non sto capendo un cazzo. Allora, piano. Allora, lì mi sembra che non c'era niente. Cioè, in realtà lì c'era una fight una volta. Se c'era una fight, in teoria c'era una sciorca. Ma sì, dai, proviamo a combattere sti pezzi. Oh, picchia tua madre. Dai, prima che... L'amico intelligente della Madonna. E ti. Porco Dio, è arrivato fin là. Oh, mi riescono tutti a piattare. Avanti. Fatti sotto, ora divento duro. Top! Picchia testa durezza in faccia. Indurisciti le palle, stronzo. Poi, se non si perde l'orientamento non si divertire. Eh no, beh, per forza. Che il problema è che non lo faccio manco apposta. Cioè, sono in macchina appena uscito dall'IKEA, attenzione. Io ci vado a lavorare sempre vicino all'IKEA, quindi non mi manca quel posto. Abbandono per un po' la città, devo tornare alla torre. Dai, se non ti ricordi la via per uscire dal tempio sono cazzi. No, non me la ricordo. Ah, sono cazzi. Bene, ragazzi, avete sentito fare Federico, sono cazzi. Quindi la chiameremo cazzi questa puntata. Mortal Shell, trattino, cazzi, trattino, gameplay ita, hashtag numero 4. Cazzi, signori, cazzi. Bene. Allora, appuriamo che questa zona è niente. Sono impazzito, dici? In base a cosa? No, non credo, spero di no. Allora, qua, come se sospettava, non c'è sta una ceppa di merda. Bene, quindi ora che abbiamo appurato questo, possiamo andare. Dai nostri amici qua... Aspetta, qua si inculava qualcuno. Sì, ma non vale. Io lo avevo sgamato. Ah, ma un cazzo di vita. Aspetta, pigliate sto merendino, va. Aspetta che non mi sento mica sicuro. Ma ruota le palle di tua madre, stronzo. La Madonna me le ha ruotate a me. Dio sforfora. Sì.
avevo uno scudo di vita. Ma niente male. Mamma mia, con quale sincrono sono andati su giù questi? Su giù, e cazzo dico. Dio sporcora. Allora, aspetta, quello c'è, c'è lo sputapalle. Oltre a una quantità di fantasmi abominevoli. Merda, secondo me qua a destra c'è la shortcut, se ben ricordo. Mo' andiamo a vedere. Secondo me sta qua. E invece ci sono tronzo. Levati, orca boia. E invece no, c'è una cazzo di merda. Però qua da qualche parte c'è la shortcut, lo so. Devo solo trovarla. Madonna, sono nella merda. Ok, ok, ci siamo liberati di un po' di merda nel circondario. Poi devo leggere anche il trivia. Poteva essere questa. Io ci provo. No, no, c'è merda qua. Scusi, 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 scusi. Dio, Dio, mi perdoni. Ho sbagliato, ho sbagliato. Oh, chi t'ha visto a lei? Scusate, scusate. Aspetta che gli facciamo l'assalto a sto merda. No, ma se fa così com'è l'assalto? Sì. Au, state zitto. Allora, momento. Ci siamo. Questo che vaga nella merda. Pigliate un funghino. Come stiamo dietro? Oddio. Sucre. Sì, sì, mi ricordo la via, mi ricordo la via. Però i fantasmi sono aumentati dopo aver ammazzato... Ah, Marcantonio! Dios. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Vai via, vai via. Sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo quasi là, siamo quasi là. Siamo quasi là. Oh, oh no, oh no. E tu da dove merda? No, no, non farlo, pazzo. Che sono arrivato a casa. Parla con la signora. Con la signora, bevi. Bevi. Bevi! Oh, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo preso anche una spada nel culo infuocata, ma ce l'abbiamo fatta! Triggerare con noi! Nel momento topico della spada infuocata nel culo! Ben arrivato, caro! Mi sei mancato! Oh, che fatica! Dio spopola! Oh, ok, ok, ok. Bene, allora, se questa parte vi è piaciuta, aspetta che vedo se c'ho merda. Oddio, no, l'ho rimosso, no. No, che cazzo ho fatto? Non ho capito. Non ho idea di che cazzo ho fatto, ma non è un problema. Comunque, stavo dicendo, se vi ricordate,
Noi, quando abbiamo approcciato per la prima volta questa zona, c'era questo libro curioso. Questo libro curioso ci portava a una boss fight. Quindi, se vi è piaciuta questa parte di fuggi fuggi, urla e varie cose, ora vi divertirete avanti. Bene. Le spade del fuoco piacciono se... per forza. Posso saltare la bricconata qui, sì. Vai, vediamo se riusciamo a battere il tipo, perché in teoria ci dropperà, penso, la sua arma. E schifo non mi fa. Sì, ma non vedo un cazzo. Oddio, lui ci vede però! No, scusate, e io così come cazzo come... Dio, madonna! Sì, vabbè, ma... Così non vedo... Ma non era così la prima volta. No, siamo tutti duri. È una gara chi... Reggente. Sì, ma non vedo niente. Dio, ma non è fattibile così. Il bug è proprio... Non era così. Niente, però. Non era così l'altra volta che ci abbiamo provato. E intentando, non so manco parlare, perché il triggerarsi diventa abbonarsi in questo momento, per il settimo mese. Mamma mia, Sakai. Sappi che abbiamo un hype per la canzone che non hai neanche idea. No, facciamoci ancora un tentativo, però non si vede un cazzo. Secondo me non è normale. Facciamo piano piano, ce la facciamo. Scusate che non ci vedo una sega, ma orco mio, ma non ci vedo niente neanche io. Quindi tutto a posto. E dopo lo devo leggere, si racconta un cazzo. Provo a fare ancora un tentativo e poi casomai usciamo e devo recuperare un po' di messaggi. Però non lo so, non c'erano né tutti quei fantasmi... E neanche tutta sta nebbia del cazzo.
Ma vai a fare il culo durido. Il culo a mamma. E divento duro io stavolta, va bene? Ce l'ho anch'io duro, mica ce l'ho te, ecco. Ok, tu forse ce l'hai più duro in questo frangente, ma ce l'ho finissimo anch'io. La vita è andata, tra una roba e l'altra. Crediamoci. Dai, dai, che lo mandiamo all'altro mondo, sto coglione, anche alla cieca. No, è diventato contro duro. Siamo diventati tutti duri. Io, madonna, non capisco un cazzo. Devo mangiare un fungo da merda. Siamo di nuovo duri. Durissimo. Ah no, è diventato duro. Una guerra tra duri qua. Io, madonna, sono con uno di vita. No, no, c'è lui. No, mi ha fatto sprecare il duro. Invece no. No, sono più duro io. Sono più duro io. Sono più duro io. Oddio, no, che sta vivo? No, mori. No, non potete fare avanti. Oh. Ok, abbiamo vinto? Perché ho fatto tutto, ho combattuto tipo tutto alla cieca. Voi vedevate qualcosa, ragazzi? Ma ho vinto? E soprattutto cosa? Sto cazzo. Ah, equipaggio. Oh, abbiamo il mazzone. Ragazzi, abbiamo il fottuto mazzone. Ma il sucre. Lo proviamo. Proviamo questo sucre. Ora vi recupero i messaggi, scusate. Se trovo dove cazzo sta il mouse. Ecco, l'ho perso. Ok, abbiamo il mouse. Allora, che c'era anche il trivia che mi sono scordato di leggere. Allora, trivia da giorno. Il Wright, fantasma nero senza volte presente sia nella cultura popolare dei paesi nord europei, anime perdute consumate dall'odio nei viventi che nei prodotti di intrattenimento, fra gli esponenti più celebri della categoria
Il Ring of Rise o Nazgul, esatto, immaginavo che facevo riferimento ai Nazgul, gli assomigliano molto in effetti, fico, fico. Bellissimo il Signore degli Anelli, tra l'altro. Poi, Ares l'abbiamo ringraziato, Ares a bestia. Poi, sta diventando un porno. No, non è un porno, però eravamo durissimi. Sappi che sto tirando giù i santi che ci hanno ribloccato in zona arancio e non possiamo spostarci. Benvenuto nella zona arancio-rossa. Qua i sardi facevano i baronetti in zona bianca. A proposito, Ares, devo dirti una cosa sui sardi che è risuccessa, ma te la devo dire assolutamente perché rimango sconcertato. Io invece sono in zona rossa direttamente, quindi pensa un po' te che bene che siamo. Io per 6 aprile sarò morta. E io chi lo sa... Dovresti due armi leggere. Usare due armi leggere. Al momento ancora no. Da zona bianca ti organizzi per fare il diavolo. Qua devi chiudere la sigla e ti curano all'ultimo. Compreso il compleanno all'ultimo. È vero, te c'hai presto il compleanno, figa. Me lo ricordo. È vero. Fa culo il suo compleanno. Volevamo la sigla noi. Volevamo la sigla. Le persone che sono stupide non sanno seguire tre cazzo di dire. Sì, alla fine è vero, sono è questione di un paio di regole. Io sono in zona rossa e non ho neanche riuscito per andare a lavorare perché lavoro da casa. Breve storia triste, ma rallegrata quando noi siamo in live, Astre. Quindi non ti lamentare, Sucre. Ma tu sei bionda e te lo meriti, mi dissocio. Poi, tutta questa tua durezza ci fa capire perché lei ormai... alla fine ha vinto il più duro, Ares, mi sembra giusto. E abbiamo anche il mazzone, cioè... Vuoi vedere, vuoi mettere? Guarda, se intorno alla torre trovi anche il balestrone con i dardi. Non torno là dentro, Federico. Non ci torno, sappilo. Se è all'interno non ci torno manco morto. Deve stare fuori da qua. Bene, dovrei aver letto tutto. Da bravo. E si va. Ah sì, invece devo dire questa cosa, Ares, dei sardi. Allora, ieri io lavoravo... Sì, ieri è successo. Ieri lavoravo... Aspetta. Fai tutto quello che sei. Lavoravo al centro commerciale, no? Quello fuori città. Attacca i nemici, ottiene abbastanza determinazione per attivare una potente abilità dell'arma. LBRB, che sarebbero quelle. Ok, vabbè, con sta roba li scannelliamo a fuoco, va bene. Vabbè, stavo lavorando, c'era questa madre con due figli che si avvicina al mio stand e probabilmente le chiedo se voleva farsi una cazzo di sim. Quello che era, ma non mi ricordo. E praticamente io ovviamente parlo, ciancio. E arriva una certa che... Non ce l'ho. E arriva una certa che lei mi fa la classica domanda che in realtà tanti mi hanno fatto, che Ares non capisce del perché, e mi chiede: ma sei sardo? E faccio ovviamente: no, sono triestino, figa. E la cosa curiosa è stata... Dove sto andando? Vabbè. E la cosa curiosa è che quei due figli erano sardi, quindi in teoria lei dovrebbe conoscere l'accento sardo. E mi ha scambiato lo stesso per sardo. E quindi qua c'è qualcuno che mente. O la signora, oppure Ares non riconosce il mio accento sardo. Oh, ma è tutto un merdaio, non si vede niente. Neanche qua. Sì, allora. Ragazzi, parliamoci chiaro. Io mi perdo quando c'è visibilità. Come faccio? Federico, tu che l'hai giocato, è normale che ci sia tutta sta nebbia del cazzo. Dove sta... Devo dare le palle a qualcuno. Oddio, me lo son perso. Aspetta, ma non sono curato. A chi devo dare le palle? Alla torre ti dice... A chi devo... Sì, ma è normale che ci sia tutta sta nebbia, Federico. Per favore, me lo faccia sapere. Perché non capisco un cazzo così. Cioè, già è difficile. Ma così? Io letteralmente non vedo niente. A chi devo dare sti coglioni?
Lo so che a me serve, infatti do quelle d'escorta, non ti preoccupare, non mi cade niente. Fino a che non... E dove le... Ma le palle sono... Sì, la torre è quella dell'inizio, dove che c'è stava anche l'uccello gigante, eh? È quella? Cioè, l'uccello vuole le palle? Eh beh, sì, così diventa un cazzo completo, in effetti. Ci avrebbe anche ragione. Scusi? Ah, oddio! Cos'è? Mi sono cagato addosso! Vaffanculo! Ah, ok, salta! Muori! Nel nome della Madonna! Sono inculato! Porco Dio! Oh. Zio porco! A Pippo Grifo, ok, allora a quell'uccello là. Ma questi da dove sono sbucati? È che non vedo una sega. Dai, vieni. È inutile che urli, coglioni. Ti spacco il mento. Aspetta, qua mi ha pingato qualcosa. Nel nome del sucre. Mi sento poco agile con sta arma, tra l'altro. Forse preferivo la spada tra le due. Sakai. Sucre. Mo valla a trovare la torre. Vai, vai, Teo. Trova la torre. Trova la torre, Teo. Trovala. Ma è però scusate, cioè, è normale che... Cioè, allora, vedete, ho capito di doverle dare a Pippo Grifo le palle, ma è normale che non si veda un cazzo. Cioè, il giocatore deve giocare alla cieca che non segna le palle. Me lo riesci a confermare, giusto per capire di fare giuste le cose. Che mi sembra di un improponibile... Ma che sputi! Au! Au! Affermate! Affermate! Au! Queste mani! Oh, sono il portatore dei coglioni! Che c'ho poca vita. Cristo Dio. Ce l'abbiamo un fungo. Per favore. Magna. Porca puttana. Ma che cazzo è? Dipende assolutamente anche dalla zona in cui essere elettore della segna da lei maestro per purificare col fuoco tutti i ricchi. Oh mamma mia, non vedo l'ora di darti questi poteri. Cosa vuoi che sia un po' codere? Non sono mica milanese, che sono abituato. Sotto che estingo, laborami. Non è che ti incazzi. La testa è buona. Tutto questo io non so ovviamente dove sto andando. Io cosa vorrei dire? Si incazza. No, questo è morto. Dai, ma che roba strana che devi giocare senza capire una sega. Serio, è normale, cioè. Anche perché la zona di Folgrim è così, e la zona lì del boss, perché in realtà
la zona dove prima di andare a quel boss era normale. Dove cazzo sto andando? Però è anche vero che ci sono solo questi tipi di mostri. Non ci sono i cavalieri classici. Bello mi sembra. Ma come non te dedico amore? Ma guarda qua, qua c'ho pure le palle de fuoco per te. Ma ma sei impazzuto. Ma che sei impazzuto, giovane? Metti il cazzo in acqua fredda. Oh, buono, tatte buono. Il mio turno non aveva voglia di farlo, ci hanno messo la neve, me sa. Che sono stato troppo focoso? Come dichiarazione d'amore, è troppo? Aeau! E questi cascano dal pero. Man vedilo! Duro e con le palle de fuoco. Ma che volete da più da un uomo? Ma scusa. Via testa pizza in faccia. C'è una campana. Devo essere vicino alla zona che mi serve. Dio solo sa come ci stiamo eventualmente arrivando, perché... Ao? Allo? Allo? Ma è la tua sorella deficiente. Allora, le campane. Sta quassù. Devo capire come andare lassù. Questo è un muro, quindi magari no. Oh, che ci sarà il nostro marino. Wow! Cazzo merda! Madonna! Cercando di capire le campane. Madonna, oh, che fatica. Che fatica del cazzo. E qua non le sento più mica tanto. Allo? Allo? C'è un altro che mi rompe il cazzo, credo. Da qualche parte. Dopo ve leggo, ma non sto capendo un cazzo. Se lo mangio.
prova pure a avvelenare. La Madonna. Dio Madonna. No, che cazzo è? Dio. No, Madonna. Ciao Diego, ben arrivato. Sì, è una sorta di Souls like del cazzo. Dove si diventa duri però. Qua si diventa tanto duri. No, devo rifarmela da zio bestia. Vado a riprendermi la spada, però sono più confident, onestamente. Vado un attimo a riprendermi la spada. Ma abbiamo usato tutto il gioco, usare una mazza all'improvviso. Mi è sembrato un po' un azzardo. Cristo Dio, vero? No. Sakai. Dai, con ste palle de fuoco. Però... sta roba che... aspetta, che vedo se ho perso dei messaggi. Adesso controllo. Ok. Allora. Ehi, la Sakai, cazzo, era da un po' che non leggevo, scusate. Poi, è il non plus ultra. Le palle de fuoco, ragazzi. Poi, indurisca la mazza, è sempre pronta, Caprioli, non si preoccupa. Poi, antifautorini, no, bastiamo noi come cretini. Ghost and Go, ah cazzo, quello me lo ricordo che me lo dicevi se non sbaglio. Ok, allora, possiamo riprendere. Allora, sì, vabbè, però... Federico, ti prego, se ci sei, mi riesci a dire se ero almeno nella via giusta? Oh, io me lo dico. Troppo? Beh, che più che altro... ma... ma è tutta tua madre! Cerca forziere. Ma cerca il cazzo, cerca. Ok. Un pochino il volume del gioco. Procedo. Dio madonna. Allora. Audio desktop. To. Mark of the Ninja. Sì. Sì. È bello, bello. Mark of the Ninja me lo ricordo. Ma non so perché mi ricordo anche Ghost and Goblin. Magari mi sbaglio. Assomigliano ai Wendigo, è vero, assomigliano con una M. Può essere che me ne sia dimenticata, ammetto le mie colpe. Cosa ti sei dimenticata, Astr? Per bene là bisogna fare un piccolo time out a Federico così non può dare indietro. No, che time out a Federico? Federico, dove cazzo sei? Sono in necessità estrema. Aspetta, ma c'è sta l'audio? Momento, ho spaccato il gioco. Oltre che in quel. Ok, ora c'è pure l'audio. A posto. Se leggessi la chat lo sapresti. No, ma l'ho letta la chat. Io so solo che devo dare i coglioni al piccione. Che se ne fa di un piccione le palle? Sì, ma mi fa tornare da sorella Genessa quale? Mi fa scegliere?
fa scegliere quale sorella. Prego. Non penso. Vabbè, vaffanculo. Andiamo a cazzo duro come sempre. Pietro, non si vede un cazzo. La cosa più fastidiosa è che non si vede niente. Mi sembra... onestamente, a livello di gameplay mi sembra un po' una cazzata. Ma in quanti sta... Porghi destano. Colpisci? Tua madre è quella grande. Dai, vieni, testa di merda. Ok. Ah, oh, che paura! Il mandolino matto. Sarebbe un onore, Capriole, sarebbe un onore. Beh, diciamo che il programma che uso io, secondo me, è ben fatto, in realtà, ed è free. Poi ti devo dire come si chiama, se non nessuno ti dice roba in chat. Dios. Sì, vabbè, questi mi lanciano pure la merda addosso. Dovrebbero starci le campane, no? Più che altro non... Dio scopo. Più che altro non sto capendo se è tipo alla fine un tunnel, quindi non devo preoccuparmi della direzione, o se invece posso perdermi. Non sto capendo un cazzo. Buchino. L'altro è morto sul colpo, ok. Mi sembra un po' tunnelloso, Porco mio! Oh, 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 la ricordo questa zona, la ricordo. Siamo vicinissimi. A cosa non lo so. Al buco, c'è un buco, c'è un buco. La Dio Madonna la invochiamo molto presto, Diego. Però c'è un buco. Credo sia giusto prendere il buco. E quando mai è sbagliato, scusate. Però credo sia giusto. Qua... forse... No. Dio Madonna. Quanto scommettiamo che sto riprendendo lo stesso buco di prima? Sarebbe incredibile.
Adesso ti fa male se sei così infelice per un buco. No, ma questo era un buco importante. Forse. Porco Dio! Allora. Cazzo. C'è un fuoco. Ma la merda la devi lanciare a tua mamma puttana. Fanculo, vai. Allora. Cazzo. Non sento le campane, poi. Ma uno come cazzo fa a fare un gioco dove non si vede una sega? Ma come cazzo fa? Siamo venuti da là. Chi va là? Ma sono 3 ore che sto nei soppolvi di tua madre troia. Devi pigliare! Dio mio! Beia sto merda! Cristo Dio! Che poi non mi sembra neanche lo stesso percorso che ho fatto prima. È che mo ho preso il buco. Prima non lo so. Oddio. Ma dove sono? Fanculati. Dio po. Merda, abbiamo sbagliato. Dio madonna. No, per favore. Ben culo. Non avete nessun diritto di uccidermi. Cazzozza. Ma Cristo, io non ce la posso fare così. Non so dove sto andando. Oh, mi scusi. No, sono arrivato in una zona a caso. Ciao Ryuk, ben ritrovato.
Scusami anche la mia tanta assenza, ma come avrai notato sono stato tantissimo assente de base. Un piacere rivederti, bello. Come la va? Oddio, porco. Non morirci. Lascia che muoia solo. Oh, che cazzo è che tira le pizze? Ma qua c'è una via. Come per te non è un piacere? Scostumato. Per te deve essere uno piacere con il grande piacere. Mando cazzo, son finito, mo. Madonna, dove c'è sta un GPS, ragazzi? Ma dove sono? Non siamo mai stati qua. Oddio, abbiamo trovato un involucro a cazzo di cane. Bella Stefano, ben ritrovato anche a te, caro. Finalmente sì, finalmente sì. Vai, piglia te sto merda. Ciao Diego, alla prossima. Grazie caro per essere stato con noi. Abbiamo una vita enorme. Però a sto punto direi che qua si va verso una zona nuova. Non mi sembra il caso. Cerchiamo di capire dove cazzo andare a dar ste palle. Vabbè, allora vediamo. Se c'è nebbia anche di qua, andiamo indietro e cerchiamo a chi dar le palle. Oh! Beh, sa che c'è nebbia. Porco! Noi! Ma che sei stupido! È bello, però c'ha pochissima stamina. Ok, non irresistibile. Sì, ma state fermo. State fermo. Mori. Ok. Ma sì, mi perdere mi perdo, ma almeno senza nebbia, così è ingiocabile. Così è ingiocabile. Ma qua si va in culo chissà da dove. No, no, andiamo. Cerchiamo di capire dove vanno ste balle di noi, va. Chi è che ansima? Ah, sono io. Allora, come siamo arrivati qua? Dio madonna. No, infatti sono tornato indietro. Ma io mi sono perso, Fede, aiutami. Dove cazzo è sta merda di posto? Dammi una mano. Dammi una mano. Sono arrivato per sbaglio, mi sa, all'entrata di un nuovo dungeon. No, no, lui è autorizzato a dare tutti i cazzo di indizi, perché penso che voi abbiate goduto abbastanza delle mie disavventure. Quindi ora è arrivato il momento di un attimo ristabilirsi. Dio madonna. Ma uno come cazzo fa a giocare in queste condizioni? Ma quanto pervertiti sono gli sviluppatori per aver fatto una roba del genere? Perditi pure in silenzio, non posso manco... Ehi! Che paura. Basta, basta, adagio. Il problema sì è che c'ha pochissima stamina. È un bel involucro perché c'ha una vita incredibile. Ma questi sono rinati o cosa? O ce l'hanno anche prima? Aia, Dio madonna. Diventa una... Io. Oh, nel nome della legge, inculati. Federico, io sto aspettando il tuo prezioso segnale, sappilo. Non tirarti indietro, non fare il timido. Oh, cazzo.
Ah, possono esserci anche più robe. Dove cazzo sono? Oltre che nella merda. È che è inconcepibile. Cioè, a parte il fatto che appunto non lo giochiamo da un sacco. Oh! Ah. Eh sì, ma io prima di andare lì vorrei mandare le palle da qualche parte. Oddio, forse ho attivato Siri per sbaglio. No, Siri, state zitta, Siri. State zitta, Siri. Sempre dritto. Di qua? Il nome della legge in cui voglio il sub. Ah, orca madosca! Sei sempre tutto di qua. Ok, io ci provo. In effetti stanno spawnando nemici, quindi magari è giusto. Per sbaglio l'ho imbroccata. Correggimi, Federico, ti raccomando, perché... Per colpa tua anche Federico si è perso. No, vabbè, come fai a non perderti in una merda del genere? Aspettiamo. Oddio. Ah, giù per di qua. Sarà giusto? E mo non c'è più il dritto. Io vado di qua. Che mi ricordo che c'era una bellissima porta in legno semiaperta. Porco due. Cazzo. Basta. Fare in culo. Ah, secondo... Ehi! Secondo me ci siamo. Secondo me questo è lo spiazzo. Perché mi ricordo che c'era uno spiazzo. Spero. Chissà come la prenderanno i nuovi vicini di questi urli virili. Sono giusto? E io come faccio? E non lo so se sono giusto, cazzo. Io non capisco se respawnano. Le rane. Oh! Non mi dà il pin, forse è buono? Signora rana. Oddio, la rana bollita forse la prende a male. Sei contento? Non è che te sei messo... Non me mangiare, per favore. Finché non me mai... Allora, però io mi ricordo di questa rana. E mi ricordo che andando avanti di qua, in teoria dovremmo prima o poi arrivarci. Però eravamo andati da qua. Il problema è proprio che non ci hai giocato da un po'. L'area della prude non è molto grande. Con una mappa sarebbe troppo facile. Nah, quello sicuramente. È che appunto non mi ricordo un cazzo. È passato troppo tempo. Porco mio! Cioè, ho la percezione di esserci, ma non so qua. Oh! Vabbè. Sì, vabbè, dai, incutami. Sì, così, con le tue mani possenti, mettimele tutte nel culo.
Cristo de Dio, no! Porca di quella troia inculata. Ero giusto, Federico, dove sono morto? Perché dopo ho letto dalla ranuna indietro e a destra. Sono andato leggermente indietro e a destra, quindi suppongo che ero giusto. Ma devo solo tornarci. Ah, ma ancora devo abbassarlo, ok. Dio madosca, oh cazzo merda. Dove cazzo è sto mouse de merda, oh? Ero sulla strada giusta. Ora devo solo ritrovarla. Una cazzata. Una cazzata. Take it easy. Ma che sarà mai ritrovarla, mo? Stavamo là. Sul più bello siamo morti. Perché mi ricordo bene che eravamo vicini. So che eravamo vicini. Che siamo morti sul più bello. Allora, voi le vostre mani di merda. Vabbè, hai che ti divento duro. Toh. Allora, poi di qua. Dio madonna. De Eva. Non ho un cazzo. Culati. Porco mio. Piglia testo fungo, va là. Aspetta, ora abbiamo fatto gira la ruota con la telecamera. Non so più da dove sono arrivato, ovviamente. Va meglio il volume, sentite le mie robe. Qua c'è del fuoco, è normale. No, qua c'è la gangbang del bosco. Non era proprio così il titolo del film, ma va bene uguale. Chissà dove cazzo sono. Orco mio. Beh, famo finta che è giusto di qua. Ma prima avevo preso anche un buco. Vabbè. Vabbè. Pezzo al culo. Prima noi avevamo preso un buco che non ce l'avrà mai salvato, vero Federico? Non mi avrà salvato quella parte. Devo riprendere il buco. Cazzo. Oh! Paura. Madonna. Vaffanculo, va, testa di cazzo. Allora, qua c'è roba. Qua c'è il buco. C'è un buco. C'è un buco. C'è un buco.
Sarà qua il buco? Ma io che cazzo ne so. Che rumore è? Ma non so manco... Un momento! Un momento! Oh, manco spawnato, c'è già la cavalleria qua. Affanculo, va. Ma chi è che gorgoglia qua col culo? Dio, madonna. È normale. Mo faccio pure io. Se sapesse. Cristo Dio. Cioè, più che altro ogni volta che ricominciamo la strada andiamo in un posto che non siamo stati prima. No, che stronzo, non mangiarlo, cazzo. Madonna. Non lo so. Non era il buco giusto? No, io devo saperlo se era il buco giusto, Federico. Non facciamo scherzi su ste robe. Perché se no qua non ce la facciamo. Era il buco giusto? Ma chi è che fa casino? Madonna. Permesso? Sento di nuovo le campane. Mi sto allontanando. Dios. Mando cazzo, devo andare. Quindi, ma quindi devo tornare nel buco? Perché era il buco sbagliato? Oh merda! Oh no! No, brutto cattivo! Oh, oh, oh! No, 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 decisamente non qui. Seguile, allora era giusto. Quello era un tipo un po' cattivo. Però quello è un boss, quindi noi in teoria dovremmo essere vicini. Molto vicini. Perché quello era il primo boss che abbiamo fatto e stava attaccato allo spawning. Porco mio! Ragioniamo. Ragioniamo. La campana sta qua. Devo salire lì? Ok. Perché al primo tentativo siamo arrivati fin qua più o meno e siamo morti. Oddio, sali una parola. Qua non so se sto salendo. Ah, bene. E qua non sto salendo, credo, però. Oddio, c'è un buco. Non mi fido del buco, no. Oddio, qua che cazzo c'è? Aspetta, aspetta, mi sto perdendo, mi sto perdendo.
Le campane stanno qua su. Questo è poco ma sicuro. Questo in teoria sembra un portale per andare da qualche parte. Aspetta che guardo che non mi seguano. In teoria no. Provo il buco. Accendiamo. Dove cazzo stava il buco? Dov'è il buco? Madonna. Oh. Il buco. Allora, le campane le sentiamo ancora. Oh! Signora del cazzo! Bevi! 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 Fino a morire bevi! 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 Fino a cazzo morire! Cerchiamo il nome di sto disgraziato de merda. Sei da Guinness. Allora, Caprioli, devi capire che sono un uomo distrutto e quindi questo è il minimo che succede. Mi piace il virgolettato, Ares. E me vengono così per sbaglio, scusate. Era il buco di dietro. Ah, o uno o l'altro va sempre giusto, insomma. Ve lo leggete da soli, ragazzi, questo non ve lo leggo. Non l'ho letto manco io, ma non me ne frega un cazzo. L'importante è arrivare qua. Signora del cazzo. mi è uscita storta così, ragazzi. Ma che ve devo dire? Allora, mo, da qualche parte c'è stava l'uccello. Tipo quassù. Un'altra signora. Ah, no. Tu chi... Parla con Testus, ma il Testus de Cazzus te parliamo dopo. Dov'è l'uccello? Qua. Senta, le ho portato i coglioni, è contento? You found it. The sacred... la sacra ghiandola del sto cazzo, sì. Eccola. Lo so che sono fragili, se posso rompere. Cioè, sono coglioni, eh. Mai sperperare questi doni, ragazzi. Once you return with another sacred gland, I will infuse your tarnished seal with another gift. Ok. Sì, però, figlio di puttana, tutto sto casino. E la nebbia te la potevi mettere anche nel culo. Il vecchio prigioniero ha infuso nel tuo sigillo parte del vero... Ok, mi ha sborrato, quindi. Che cazzo ha fatto? Che non mi infonda. Se potenziato dalla determinazione, il tuo contrattacco attaccherà al tuo nemico una larva esplosiva. Ok. Sì, però poteva anche non fare sta roba della nebbia, dico io. Sto stronzo de merda. Qua c'era un venditore da qualche parte. Percepisci istinto. Ah, per trovare le armi. Sì, sì, tutto bello. La nebbia in culo. Che fatica di puntata, oh. Raga, cioè, è bello giocare con voi, eh. Però figa, potevano mettermela un po' più tranquilla la prima live dopo un po' di tempo. Porco Dio. Glimpses. Visioni, se riesci a separarti da loro, la nebbia andrà e verrà come ti aggrada. As you please. Vabbè, che ti inculi, quindi. Glimpses
and the fog will come che and go. Matematico, non dice un cazzo. Ah, questo è il nostro mazzone. Questi che sono qua? Chi è che suona? Ah, loro possono, io se suono se incazzano tutti. Bella, bravi, così si fa. Bastardi. Allora, aspetta. Fuori dalla torre sopra c'è un mercante. Magari stava qua. Chi va là? Io posso salire lì? Sì. Cos'è sto casino? Ah, eccolo qua. Sì, me lo pure ricordo. C'eravamo stati. Bella, zio. Quanto tempo, eh? My hope, brother, and sì. What? Non so chi cazzo sono. Vediamo che cazzo c'è. Ah, ma non c'ho un cazzo per mercanteggiare, mo. Quel pippo grifo spennato ti darà grande soddisfazione. Vabbè. Ho capito, prima o poi gli abbiamo dato i coglioni, quindi mo c'è in cula pure. Bene. Bello. Comunque non abbiamo nulla per... Devo ricordarmi di sto tizio. Ma adesso non possiamo farci molto. Va bene. Allora, è già buono che siamo riusciti ad andare qua. Ora dovremmo solo ricordarci come tornare in quel dungeon dove abbiamo trovato questo involucro. Dove l'abbiamo trovato alla cieca e ovviamente non lo troveremo orientandoci. Allora, torniamo un attimo di qua. Ah, madonna. Oh, che sollievo, ragazzi. Ero veramente spaventato a morte. Ok, dai, qualche involucro ce l'abbiamo, quella. Comunque. Va bene. Ciao Ares, tranquillo, non ti perderai niente, perché adesso chiuderemo anche noi. Siamo un'oretta e mezza, quindi ci sta. Abbiamo fatto una fatica immensa, cazzo. Uscire da quel dungeon era un dungeon stesso in questo caso. Ah, 8000 tar. Purtroppo ce li avevo, li ho persi morendo da qualche parte, cazzo, che peccato. Comunque, signori, spero vi siate divertiti. Spero vi sia piaciuto questo ritorno in grande stile in live. Direi che la live è stata veramente cazzuta e potente, come piace a voi. Quindi penso e spero di sì. Chi lo guarderà eventualmente su YouTube, semmai li caricherò sti video, perché ho perso tanto tempo. Cioè, non avevo tempo purtroppo per caricarli. Prima o poi ce la faremo. Mi raccomando, con le spolliciatine. Vediamo se torniamo più tardi insieme al Giange, meno domani direttamente, vediamo, non lo so, devo ancora sentirlo per queste cose, quindi c'è da vedere, ma non temete, perché appunto torneremo, aspetta che guardo una cazzo di roba, se riesco, non riesco, molto bene, ora riesco, ora non riesco, ora riesco, molto bene, eravamo anche in tanti, figa, grazie ragazzi, molte grazie, e noi ci vediamo. Alla prossima, grazie mille ancora, se riesco a chiudere la live, sì, sakai a tutti ragazzi, grazie mille davvero per essere stati con me anche oggi, ciao ciao!